Bentornati sul canale Non Aprite Questo Vlog. Io sono il Gonz e oggi siamo nello studio di Marco Vigiani, fotografo, a fare un unboxing di un po' di cose che mi ha mandato la Midnight Factory, la Universal Entertainment e anche alcuni film che ho trovato in giro per mercatini. Quindi ho deciso di mettere tutto insieme e farvi vedere un po' quelle che sono le novità della mia collezione. Intanto che apro, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un bel like a prescindere e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Allora, intanto vi faccio vedere i film usati che ho comprato, praticamente li ho comprati tutti a 1,90 euro. Partiamo da questo super classico che è Aliens, il secondo capitolo della saga degli xenomorfi, diretto da James Cameron. È il seguito del film di Ridley Scott che mi sembra risalga al 1979, e insomma non è male comunque come seguito. L'edizione non è tra le più belle, però comunque non ce l'avevo, me la sono presa. Tra l'altro ho preso anche, vediamo se lo trovo, ma dove cazzo è finito? Voi vi starete chiedendo, e togliti quei cazzo di occhiali da sole così magari lo trovi il film. Eccolo, ho preso anche Alien la clonazione, che praticamente vede la nostra eroina interpretata da... Come cazzo si chiama? Sigourney Weaver. Insomma, viene clonata, solo che questa volta lei è praticamente un mischione tra aliena e uoma. E quindi insomma c'è tutta questa storia qua. Insomma, ho preso questi due qua, davvero fighi per la mia collection di xenomorfi. Poi The Call, vabbè, un film di Takeshi Miike, quindi che vi devo dire, cioè Takeshi Miike è Takeshi Miike. Tecnologia e horror che si mischiano, film fantastico. The Hall, allora, questo qua è un film di Joe Dante, che però in questo film qua, diciamo, non è ai suoi livelli. Comunque ci tenevo ad averlo, mi sembra che l'ho visto anche al cinema, non mi ricordo. C'è sto buco dove sti ragazzini alla fine entrano in sto buco e poi sono cazzi loro. Mai entrare nei buchi, ragazzi. Cioè, se vedete un buco, non entrateci. Entrate nel buco. Entrate nei buchi giusti. E uno alla volta nei buchi, sempre. Poi Summer of Fear, film di Wes Craven, davvero... Ah, questo è un altro film. Questo qua mi sembra che sia un film per la TV, tipo che non è mai uscito al cinema. E la particolarità di questo film è che nel cast c'è Linda Blair, che è l'attrice che interpretò Regan in L'Esorcista. Regan, per intenderci, è quella che... gli si gira tutta la testa e poi fa... vomita e... e poi dice delle cose simpatiche su Gesù. Insomma, una ragazzina abbastanza particolare. Ho comprato anche, sempre usato, questa fantastica edizione di Zombie di Romero. Zombie, per intenderci, è quello lì nel centro commerciale. Un classicone. Il film, quello dove c'è la famosa frase: quando non ci sarà più posto all'inferno, i morti inizieranno a camminare sulla terra. L'ho presa perché comunque, oltre ad essere in francese, a parte che vedere un film di zombie in francese, secondo me ti fa una bomba e poi ridi come un matto. Senti, ok, aiuto, aiuto, arrivano i zombie, aiuto. Vabbè, comunque c'è anche la lingua inglese, quindi secondo me merita, per 1,90 euro, con una bella copertina così, spacca. Poi qua abbiamo, tada, La Sindrome di Stendhal. E vabbè, film di Dario Argento, non eccezionale, con Asia Argento come protagonista, perché lei comunque in un bel po' di film ci è finita dentro. Bella figa! Poi qua abbiamo L'Eretica, che non ho visto, che è un film che è uscito un paio d'anni dopo L'Esorcista, e infatti ci sono un po' di richiami, o chiamiamoli richiami o scopiazzature, insomma, ha seguito un po' l'ondata del successo dell'Esorcista. Poi qua abbiamo Il Rito, che è un film che è praticamente ispirato a un libro che documenta i veri esorcismi fatti dal Vaticano, perché loro ci credono veramente, cioè, vabbè, io non voglio entrare in queste cose, io non ci credo, anche se mi piace l'horror. Ah, c'è Anthony Hopkins, a queste cose non credo e mi sembra assurdo. Intanto abbiamo Deadpool qua. Sapete che Deadpool ha un carattere un po' così, cioè vuole sentirsi... mettila dritta, cazzo. Abbiamo Deadpool qua, ecco. È
abbiamo Deadpool che non c'entra una mazza con l'horror, però è simpaticissimo. È quello originale, tra l'altro. E poi c'è The Blair Witch Project. Questo qua, ragazzi, è uno dei film horror tra i più belli che ci sono stati negli ultimi decenni, secondo me. Perché ha rivoluzionato un po' il modo di fare horror. Ha preso sicuramente dai vecchi film mockumentary, Cannibal Holocaust, tutta una serie di film che usano questa tecnica qua, no? Solo che loro l'hanno veramente resa una cosa super virale, hanno fatto diventare questa storia qua molto virale. Ai tempi erano gli inizi di internet, comunque sono riusciti a far credere che questa storia fosse vera, che questo fosse un vero documentario, tant'è che qualche babbeo è andato là tipo a cercare la strega. Poi ci sono delle altre cose che non c'entrano un cazzo con loro, quindi le spot, perché non vi voglio inquinare il video. Poi Excision, recentissima uscita della Midnight Factory. Ah, questo qua è praticamente la storia di... ho visto il trailer. È veramente un film particolare, perché c'è questa adolescente veramente strana. Secondo me finirà tutto a scatafascio. Davvero figo che la Midnight porti, insomma, vado a recuperare tutti questi film indipendenti e gli dia una dignità commerciale, come avviene in questo film qua. Lo apriamo? Lo apriamo? Io lo apro. Guardate che effetti. Non si è visto un cazzo. Bellissima la copertina dentro. Bellissima. Poi c'è sempre il librettino. Insomma, gran figata. Io mi devo mettere a guardare tutti questi film, ragazzi, se no rimango indietro. E poi, ecco, questo qua è un'antologia tedesca, German Angst, non so come cavolo si pronunci. Chi l'ha visto mi ha già detto che è una figata, bello, violento. È un'antologia, quindi sono tre racconti, mi sembra. Sono tre storie super horror, super potenti. E anche questo è, si parla di India. Tre macabri racconti d'amore, sesso e morte. I nostri argomenti preferiti. Facciamo una piccola pausa con il film. È il momento del caffè Borghetti. Per ora noi lo sponsorizziamo, poi vediamo. Finché dura la bottiglia. Finché dura la bottiglia lo sponsorizziamo. Poi siete sempre in tempo a mandarcene un'altra. Cin cin. Mamma che buono. Poi facciamo una pausa dai film, perché Pampli mi ha mandato questa fantastica maglietta di Venerdì 13 che urla, cioè insomma di Jason che urla Friday. Come tutti noi, lui adora il venerdì. Lui perché fa fuori la gente, noi perché finalmente smettiamo di lavorare e andiamo a fare l'aperitivo. Abbiamo il nostro modello che proverà per noi la maglietta di Pampling. Vi ricordo che con il codice sconto NAQB666 potete avere il 15% di sconto. Prego, venga, faccio vedere il capo. Questa è la maglietta. La misura è perfetta, è un lenzuolo. Va bene, e questa è la maglietta di Pampling. Codice NAQB666, potete avere lo sconto del 15%. Per finire, o toglitela che me la pezzi. È fatta bene, ma sono fatte bene le maglie di Pampling. Insomma, se vi piace la grafica, vi assicuro che la qualità delle maglie è buona. La Universal Entertainment mi ha mandato altri tre film in due occasioni differenti. Allora, uno è questo, che è recentemente passato al cinema, che è Obbligo Verità, praticamente un horror sul gioco famoso, quello dove devi scegliere se è Obbligo Verità e poi pagare la penitenza, eccetera eccetera. Trovate la recensione sul nostro sito e trovate anche la video recensione sul canale, ve la linko qua sotto. Dai, lo sai che sono contro i rutti? Ve lo dico già, non è un film capolavoro dell'horror, è un film per teenager, è un film leggero, va bene per chi si approccia all'horror oppure per i ragazzini. Però anche i ragazzini devono avere il loro mercato per i film. Ecco, questo qua, ragazzi, questo qua. Guardate questo qua, guardate. Christine, questo è un cult assoluto di John Carpenter. Christine, la macchina infernale, Ultra HD. Lo devo aprire assolutamente. Voilà. Porca puttana, l'ho rotto. Aspetta. Si è rotto! No, non si è rotto, si era staccato dal suo coso. Ci sono tutti e due, l'Ultra HD e il Blu-ray, perché sapete, questa è la formula. Poi, per finire i film, quindi ultimo ma comunque una gran figata che mi è arrivato, è La prima notte del giudizio,
che è l'ultimo capitolo della saga della Notte del Giudizio. Saga che a me piace un casino, mi sono piaciuti almeno un paio di sono tre mi sembra, con questo quattro. Primo e il secondo mi sembra che siano molto belli. Comunque in generale mi sono piaciuti tutti, li ho trovati divertenti, l'atmosfera di questa serie qua è fantastica, è tutto molto credibile. E niente, qua Coming Soon dice il migliore della serie, speriamo, perché non l'ho ancora visto, è l'ultimo che mi manca, con contenuti speciali, scene tagliate, speriamo roba splatter, speriamo che ci sia un po' di sangue perché a noi piace. Quindi questo era tutto per l'unboxing di, chiamiamolo l'unboxing di Halloween, unboxing di Halloween, visto che tra poco è Halloween e noi parliamo di horror. E niente, quindi questo è tutto dal Paperbot Studio del mio amico fotografo Marco Vigiani. Se avete bisogno di servizi fotografici, noleggiare lo studio, workshop, qualunque roba, vi lascio l'email in descrizione per contattarlo. E niente, adesso con la sola imposizione delle mani sparirò. Vi ho detto perché porto gli occhiali, no? Da sole, mentre sono in casa, di giorno, mentre sono in casa. Perché in realtà io sono un vampiro. Sapete che i vampiri possono diventare invisibili? Non mi credete?